Buongiorno a tutti, il vostro Milanista Paccio. Siamo qui nel post partita di Milan Genoa giocata ieri sera. Partita che l'abbiamo vinta finalmente, l'abbiamo vinta. Dopo due partite 0-0 abbiamo visto un Milan, ovviamente non un Milan migliore della stagione, un Milan che faceva comunque fatica a segnare pure nelle ultime due partite che faceva fatica a segnare. Questa volta abbiamo segnato nel primo tempo 1-0 e poi pare che un Milan si era spento, che voleva controllare la partita. Poi nel finale siamo riusciti a trovare il gol del 2-0. Abbiamo alcune azioni, le abbiamo sofferte, rischiavano pure da risegnare, ma sempre la nostra difesa ha risposto per me alla grande. Poi un super Maignan, che quest'anno abbiamo trovato un portiere degno erede di Donnarumma. Non ce la sta facendo rimpiangere Maignan a Donnarumma. E già in questa stagione siamo pure i primi, grazie per me, pure grazie a lui, che ci ha portato molti punti per me Maignan quest'anno. Ora c'è sempre il fattore recupero Inter, perché se vince l'Inter il recupero, pur vincendole tutte, noi dovremmo essere aver perso lo scudetto, ma ovviamente bisogna vedere pure le altre partite dell'Inter. Però allora, se contiamo sia il Milan che l'Inter le vincono tutte, il Milan perde lo scudetto purtroppo, perché ce lo siamo girati. Noi se lo perdiamo finisce così, perché ce lo siamo girati con Bologna e col Torino. Là ci può stare staccare una partita, ma tutte e due con due volte il gare non riusciamo a segnare, per me c'è qualcosa in quel momento che non va nella squadra. Sperando che questo 2-0 può portare una condizione che nella prossima partita riesce a farcele vincere. Poi martedì abbiamo una partita per me importante, per me è importante, il derby è importante in qualsiasi condizione, e poi soprattutto è importante pure perché creiamo la testa alla finale di Coppa Italia, che per me non va, anche se avessimo lo scudetto già conquistato. Per me entrare in finale di Coppa Italia per me è importante per un cammino che stiamo facendo, che ancora tuttora siamo in lotta per lo scudetto. È comunque sempre un trofeo in più da aggiungere alla nostra barriera, e non farà male anche se vinciamo lo scudetto. La Coppa Italia, purtroppo in Italia da molti tifosi vengono considerata una coppetta, ma per me non lo deve essere una coppetta. La Coppa Italia deve essere un trofeo, e dal trofeo deve essere rispettato. Speriamo, perché poi è importante, perché in derby di Coppa Italia può condizionare il morale della squadra, sia per il Milan che sia per l'Inter. Se si viene eliminati è una batosta da affrontare, una grande squadra deve saperla far passare liscia e rispondere poi nelle prossime partite, perché un passo falso può condizionare una stagione. Ora, siamo arrivati al punto che un passo falso può far male alle due squadre. Per esempio, il Milan elimina l'Inter in Coppa Italia. Facciamo un esempio: elimina in Coppa Italia l'Inter ne risente moralmente, sbaglia la prossima del campionato, sbaglia il recupero, sono 6 punti guadagnati, magari Milan ne vince due.
andrebbe, ora è più 2, andrebbe a più 8, e togliendo una giornata ne mancherebbero quant'è? 5 partite? In questo momento non mi ricordo quante mancano, mancherebbero 15 punti e Milan si dovrebbe tipo a più 8. È già una differenza. Il Milan nelle prossime 2 giornate dovesse farsi dell'Inter, il Milan per me potrebbe arrivare a più 8 se non erro. Poi se non vince dipende. Però può far male un passo falso in Coppa Italia. Moralmente, un po' ovvio, se poi Milan perde la Coppa Italia, viene eliminato e fa un passo falso, l'Inter vince il recupero, sono 6 punti, l'Inter andrebbe più 1, più 3, a più 4 arriverebbe l'Inter, e comincia lì, può cominciare una fuga scudetto pure dell'Inter, quindi è un periodo davvero importante questo. L'importante è che ieri non abbiamo staccato un'altra partita, perché saremmo proprio già eravamo secondi. L'importante era non perdere ieri e dobbiamo continuare a lottare. Il video comunque finisce qui. Vi metto un like, condividete, commentate questo video per vedere quello che pensate voi, attivate la campanellina per non perdere i prossimi video. Iscrivetevi per favore, come un supporto verso questo canale, e comunque è pure gratis. Noi ci vediamo in un prossimo video, vediamo se pubblicarlo lunedì o direttamente martedì. E bene male, forza Milan, ci vediamo alla prossima, e forza Milan.